Carissimi ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata del blog della Fondazione Accademia Ducale. Abbiamo nostro ospite il maestro Simone Genuini, che è sia un direttore d'orchestra che un didatta di chiara fama, è direttore in realtà dalla sua fondazione della Junior Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha veramente collaborato e continua a collaborare con le più prestigiose formazioni italiane ed estere, e in realtà io lo trovo anche un ottimo scrittore. Infatti approfitto di questo piccolo spazio per consigliare l'acquisto del suo libro Giochi d'orchestra, edizione edita da Curci, Esercizi per suonare insieme, perché per la musica d'insieme ha veramente tante, tante belle trovate. Diciamo una figura tutto tondo nel panorama musicale italiano e non solo. E noi, innanzitutto, lo saluto. Ciao Simone. Buongiorno, ciao Sara. Lo saluto e lo ringrazio. E Simone ha già collaborato tante volte con la fondazione e con la sua ensemble, e in questa occasione si trova nella veste di direttore di quello che è uno, detto da Stravinsky, uno spettacolo drammatico per teatro ambulante, ovvero l'Histoire du Soldat, nella sua versione per violino, contrabbasso, clarinetto, fagotto, cornetta, pistoni, trombone e percussioni. Quindi sette strumenti, più voce narrante. Per quanto riguarda l'Histoire du Soldat, prendendo sempre come spunto le parole di Stravinsky, lui dice: le mie idee musicali erano già orientate verso uno stile strumentale solistico. Allora ti chiedo, Simone, quali sono i punti da ricercare, i pregi, quello su cui state lavorando, perché so che siete comunque già in sessione di prova, diciamo verso il 25 agosto, che è il giorno appunto del concerto. Quali sono i punti da ricercare in questo Stravinsky non orchestrale, in uno Stravinsky diverso dalla Sagra della Primavera, diverso da, insomma, da tantissimi altri generi che tu hai diretto, in una forma, se vuoi, ibrida tra il teatro e la musica da camera? Su che cosa maggiormente ti stai concentrando sull'ensemble, che cosa ti ha colpito fortemente nella direzione di questo capolavoro appunto di Stravinsky? Ti ringrazio per questa domanda che mi dà l'occasione di poter parlare di questa pagina importantissima, l'Histoire du Soldat. E vorrei aprire con un brevissimo aneddoto che riguarda i miei anni di formazione. Quando studiavo prima e poi direzione d'orchestra dopo, ebbi modo di avvicinare così prima all'ascolto e poi alla lettura questa pagina, e ricordo che l'impressione non fu positiva all'inizio, specialmente all'ascolto. Mi sembrò una musica molto spigolosa, mi sembrò una musica molto poco coerente nel linguaggio e in qualche modo anche nelle architetture. Naturalmente la partitura mi confermò poi che lo studio della partitura mi confermò che si trattava di una composizione molto articolata, e mi diede subito l'impressione che ci fosse stato un grande lavoro di artigianato da parte di Stravinsky. E così è, noi stiamo concentrando il lavoro proprio su questo, sul cercare la coerenza strutturale, ma anche proprio stilistica e di linguaggio nella partitura, in una partitura che per volere stesso dell'autore si presenta criptica all'ascolto, in alcuni momenti disorientante, nel senso che toglie all'ascolto e quindi anche all'esecuzione, perché l'esecuzione è fatta di una componente fondamentale di ascolto, toglie quegli elementi proprio di certezza, a cominciare dal battere e levare, che sono sempre costantemente spostati, alla simmetria metrica e la simmetria ritmica, ma poi anche delle sonorità, delle articolazioni, e per non parlare di quella timbrica. Stravinsky scrisse quest'opera per
sei strumenti più percussioni, quindi sette esecutori, due legni, due ottoni e due archi, più le percussioni, proprio con l'idea di un organico agile che potesse restituire questo senso del teatro da camera e quindi facile da essere presentato ed eseguito, ma che contemporaneamente avesse la pienezza della sonorità e desse la pienezza della sonorità orchestrale. E nella partitura si alternano momenti squisitamente cameristici a momenti invece di sonorità più sinfonica, più piena, anche se non sempre con l'intento di una sonorità solenne e aulica, quale la sonorità sinfonica richiede, no? Penso alla Marcia Reale, dove il carattere grottesco e graffiante sono evidenti. Di sicuro una partitura che richiede un grande lavoro d'insieme e mai come in questa musica si rende assolutamente necessario che ciascuno conosca il proprio, mettendolo in condivisione con gli altri, ma che dagli altri prenda quelle certezze consolideranno l'esecuzione della propria parte, quindi che conosca il proprio ma che conosca bene anche la parte degli altri. E questo è un po' il lavoro che stiamo facendo, fatto di ripetizioni e fatto di studio analitico. Naturalmente in questo discorso si inserisce il testo, una chicca importante che già nella versione originale in francese di Ramus è straordinariamente prezioso, e poi nella versione che Eleonora Caps ne ha derivato, nella versione in italiano, diciamo ispirata a quella di Chieletti e De Simone, risulta particolarmente efficace. Quindi stiamo costruendo un suono di insieme fatto anche di attese, di respiri e di dialogo con il testo. Quello che ci dice è veramente suggestivo, penso che c'è una grande curiosità anche nell'ascoltare questo capolavoro, resto in maniera anche così, se vogliamo, personale, sì. Ognuno con il proprio contributo di lavoro di squadra, ma come ognuno ci sta costruendo insieme piccoli passi per volta. Ritorniamo alle parole invece di Stravinsky, sempre sull'histoire, e mi è venuto in mente, sapendo appunto di fare questa intervista con te, Simone, di fare un parallelismo col direttore di Stravinsky, dell'histoire, cioè Hans Hermé. Allora, nelle sue memorie, nelle cronache della mia vita, Stravinsky dice, parla proprio della figura di Hans Hermé sull'histoire du soldat, e dice: la capacità dell'esecutore si misura proprio in relazione alle sue facoltà di vedere quel che realmente si trova nella partitura e non secondo l'ostinato intendimento di cercare quel che amerebbe vi fosse. Consisteva in questo la più grande e preziosa qualità di Hans Hermé, che mi svelò soprattutto durante i nostri studi sulla partitura dell'Histoire du Soldat. E ancora continua: per quel che concerne la tecnica vera e propria, l'esecuzione della partitura del soldat e la sua messa a punto furono per Hans Hermé una splendida occasione per dimostrare la sua maestria. Poiché qui, come con un complesso di sette esecutori, tutto in funzione di solisti, di nuovo ripete il concetto, non era possibile trarre un inganno in pubblico con effetti dinamici troppo noti o troppo facili. Si trattava solo di giungere alla realizzazione minuziosa, ma anche di mantenerla durante tutta l'esecuzione senza il minimo smarrimento. Smarrimento che, con un numero così ridotto di strumenti, sarebbe stato impossibile mascherare, come, per poca abilità che si abbia, si può fare come una grande orchestra. E poi finisce: la prima rappresentazione del soldat mi diede così una soddisfazione piena, non solo dal punto di vista musicale. E Stravinsky, che parla di questa collaborazione, lui parla sempre affettivamente della collaborazione con il librettista, ma anche con appunto il direttore d'orchestra, con i suoi strumentisti, in maniera così viva, in maniera così vera. Ora, qualche considerazione sulle parole di Stravinsky anche da parte tua? Come non essere d'accordo con il suo pensiero e come non ritrovare nelle sue parole grande ispirazione. E intanto mi trovo perfettamente d'accordo con il pensiero del grande Stravinsky, e il mio atteggiamento nel
nello studio della partitura, di una partitura come questa, non è solamente quello di creare le condizioni per cui si possa diventare un insieme. Io penso che un gruppo di musicisti non sia un'orchestra e un gruppo di musicisti non sia un ensemble, ma che un gruppo di musicisti lo possa diventare e lo debba diventare in ogni circostanza in cui è chiamato a suonare insieme, a collaborare insieme. Questo richiede tempo. Il dovere del direttore e il dovere dei musicisti stessi che ne fanno parte è quello di scavare nel fondo del testo musicale, cercare all'interno di questo le verità più profonde. E proprio ieri provavo a suggerire appunto una lettura possibile di questa marcia reale che improvvisamente arriva, e quando proprio il soldato si reca al castello del re perché ha saputo che la principessa è malata e spera di poterla guarire con il suono del suo violino, in realtà questa marcia sembra una marcia solenne, ma è tutt'altro che tale, è una marcia grottesca, una marcia ironica, anche beffarda in alcuni momenti, così ce la porge Stravinsky, in questo modo ce la vuole porgere, affidando il tema ad esempio al trombone. Perché se no affidare il tema al trombone anziché al clarinetto e al fagotto o alla cornetta stessa? Allora, sono d'accordissimo con quanto Stravinsky afferma, e c'è proprio nel tratto delle cronache della mia vita di cui facevi riferimento, c'è un altro passo molto suggestivo di Stravinsky che chiede che gli esecutori stessi partecipino con il movimento del corpo all'esecuzione, che gli stessi diciamo ascoltatori siano in questo senso coinvolti, no? E parla lui di un movimento che però non sia un movimento esagerato, scomposto, ma sia un movimento dettato dal senso profondo e dalla urgenza profonda dell'esecuzione. Mi trovo completamente d'accordo con il suo pensiero, e trovo che questo è uno dei primari compiti sempre del direttore, ma in realtà di ogni esecutore. Ultima riflessione riguarda proprio il grande Hans Hermé, grandissimo direttore sicuramente, ma grande uomo di cultura. I suoi scritti sulla musica sono ancora oggi un testo validissimo. Grande uomo di cultura, penso al suo ragionamento sulla fenomenologia musicale e a tanti altri aspetti che riguardano la percezione. Forse è stato uno dei primi a lavorare su questi aspetti, e insomma posso solo immaginare con che spirito i due potessero collaborare, quale diciamo così suggestiva collaborazione ne sia nata dall'incontro di queste due grandi personalità musicali. Bene, un'ultima quindi domanda che ritornando dopo questi vividi quasi ricordi di queste figure leggendarie, ritorniamo ai nostri 11 quadri, giusto? Sono gli 11 quadri che compongono l'Histoire, e questa a me piace definirla proprio una narrazione in musica che parte con la marcia del soldato, vari quadri, le tre danze eccetera, e si conclude appunto con la marcia trionfale del diavolo. Ora forse mi hai già risposto un po' prima, ma la musica qui è insieme alla narrazione descrittiva del viaggio della vita del protagonista, se tu volessi dare un tuo suggerimento al nostro pubblico che verrà ad ascoltare il concerto, quale tra gli 11 quadri è quello centrale, è quello, o una combinazione di due, su cosa va l'ascoltatore deve in qualche modo porre la sua grande attenzione e assaporare ancora maggiormente, non so, il senso dell'humor, il senso del grottesco, la contaminazione, insomma, quale elemento all'interno di quale quadro? Ma allora, è difficile sempre fare una scelta. Io direi che
Sicuramente il piccolo concerto, che è un momento straordinariamente suggestivo e di narrazione musicale, e poi senz'altro metterei le tre danze, che non solo sono un momento con il quale nel testo si cerca di catturare l'attenzione anche di chi sta ascoltando, in quel caso la principessa, ma sono un'opera di grande un saggio proprio di composizione minimalista. Se pensiamo che il Suadio Soldani nel 1918 e già siamo in epoca, siamo a ridosso della dodecafonia e comunque in area non tonale, già non più tonale, benché ci fosse un numero enorme di compositori italiani e non solo, penso a Puccini per citarne alcuni, e penso a tutta la generazione degli 80, penso a Respighi e tanti altri, a Elgar, non ne parliamo, compositore che adoro, che scrivessero assolutamente squisitamente tonale. Ecco, queste tre danze con una strumentazione minimalista offrono in realtà uno spaccato della situazione della composizione in Europa, no? C'è questo tango ben lontano dal tango di sapore e di derivazione latinoamericana, un tango apparentemente austero, a cui accosta un valzer quasi di sapore mitteleuropeo diciamo ispirato al valzer, vagamente ispirato al valzer viennese, e poi il ragtime che irrompe con la sua energia ritmica e che richiama le sonorità jazzistiche o paragezzistiche di diciamo d'oltre Europa. E, ecco, direi che questi tre piccole danze sono in realtà veramente un piccolo saggio di composizione minimalista e assolutamente perfettamente riuscito. E quindi forse, ecco, oltre alla già citata Marcia Reale, direi il piccolo concerto e le tre danze sicuramente. Benissimo. 30 secondi vorrei, sì. Intanto vorrei invitare tutti coloro che sono nelle condizioni di farlo a venire ad ascoltare il concerto a Pietragalla il 25 alle 20:30. Ma un plauso speciale alla Fondazione Accademia Ducale, non tanto e non solo per la qualità delle offerte musicali e la diciamo energia delle loro offerte musicali, ma per il coraggio assolutamente con il quale si lanciano in imprese significative. Portare la musica di Stravinsky, questa musica di Stravinsky, in un piccolo paese della Basilicata, a ridosso di Potenza, con questa energia, con questo slancio, è un'operazione di grande coraggio. Io ricordo, ecco, veramente vi prendo ancora 30 secondi per ricordare, solo per Erminia, io ero insegnante da poco al Conservatorio di Potenza di esercitazione orchestrale, ed Erminia aveva da poco terminato i suoi studi e venne da me insieme a Giuseppe per dirmi: vorremmo fare un'operazione importante. Era forse il lontano 2016 o 2017, giù di lì, e in 8 anni questa realtà è cresciuta con un coraggio e con una fantasia e un'energia che meritano un plauso veramente speciale. Lunga vita alla Fondazione Accademia. Speriamo continuerà a crescere, a fare mille altri progetti sempre più innovativi e sempre più ambiziosi. Grazie, sì. Grazie anche per queste belle parole, Simone. Noi ti auguriamo un buon lavoro e un bellissimo concerto il 25. A grazie, presto. Grazie. A presto, Sara. Arrivederci a tutti.